nostri inviati. Torniamo a parlare del Movimento 5 Stelle da Torino, Massimo Postiglione. Elga, siamo in compagnia del senatore del Movimento 5 Stelle, Alberto Airola, il terzo in Senato ed il terzo senatore che il Movimento 5 Stelle per la Regione Piemonte ha conquistato. Al nuovo senatore del Movimento 5 Stelle chiedo, questa situazione di ingovernabilità vi preoccupa? Ma era prevedibile in qualche modo, chiaramente uno pensa sempre di vincere, ma che si designasse un Parlamento di questo genere mi sembra che fosse assolutamente prevedibile. La legge elettorale, d'altro canto, che non è stata cambiata, determina l'ingovernabilità attuale, ecco. Come vi rapporterete? Questa è una domanda che stiamo facendo sempre al Movimento 5 Stelle, ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Come vi comporterete? Vi rapporterete con i politici, quelli che voi avete chiamato i vecchi politici contro cui vi siete sempre battuti? Adesso saranno molti i vostri colleghi, con loro che tipo di rapporto avrete? Un rapporto istituzionale, noi porteremo avanti le nostre istanze che ormai conoscete, il taglio degli sprechi, dei soldi alla politica, una nuova politica economica, il welfare, i diritti dei lavoratori, del lavoro. Se loro accetteranno le nostre proposte saremo ben lieti di collaborare, mi sembra importante per la nazione, no? Un'ultima domanda, ha già pensato al primo giorno in cui arriverà in Parlamento? No, sinceramente no, ho iniziato oggi presenziando a un processo notav, ai manifestanti notav, e mi sembra, non sto ancora pensando, ma so, succederà fra un mese, quindi fra poco vi dirò. Elga, a te. Grazie, grazie Massimo. Tra l'altro poco fa Unanza ha battuto anche alcune dichiarazioni di Grillo che ha detto faranno un governissimo PD-L e PDL, noi siamo l'ostacolo contro di noi, non ce la possono più fare, che si mettano il cuore in pace.